Questa settimana abbiamo letto dal nostro sito cose belle e cose meno belle. Però noi ci affidiamo al Signore perché il Signore è fedele. Questa mattina vi voglio leggere due righe. Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da Lui proviene la mia speranza. Egli solo è la mia roca e la mia salvezza. Egli è il mio rifugio, io non potrò vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria. La mia forte rocca e il mio rifugio, sono in Dio. Confida in Lui in ogni tempo, popolo. Apri il tuo cuore in sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Alleluia. Proprio oggi voglio dirvi che il Signore è il nostro rifugio. E la nostra anima si glorifica solo in Lui, perché Lui è la nostra rocca, è la nostra fortezza. E il nostro piede non vacillerà se noi abbiamo questo Dio. Amen. Ci alziamo in piedi, pronti per una nuova, meravigliosa, gloriosa giornata. Leggo da Genesi 28 due versetti che mi hanno toccato molto questa mattina e dicono: Giacobbe si svegliò. Tra l'altro Giacobbe stava facendo un sogno bellissimo in cui il Signore gli stava parlando, che poi era un sogno ma era realtà. E il Signore gli stava dicendo: io sono con te, non ti lascerò e non ti abbandonerò. E la Bibbia dice: Giacobbe si svegliò e disse: veramente in questo luogo c'è il Signore e io non lo sapevo. Ebbe paura e disse: com'è tremendo questo luogo, questo non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. Alleluia! Questa non è altro che la casa di Dio e questa è la porta del cielo. Veramente in questo luogo c'è il Signore e io non lo sapevo. Noi invece lo sappiamo. Noi sappiamo che il Signore vive nei nostri cuori, lo abbiamo portato qui e qui si manifesta con ancora più potenza. E quindi noi possiamo vedere le porte del cielo che si spalancano, il Re di Gloria che vuole entrare, il Re di Gloria che entra con ancora più potenza nelle vite di coloro che decidono di aprire i loro cuori a Lui e di farlo entrare con potenza. E allora questa mattina vi voglio fare delle domande precise prima di cominciare la nostra adorazione. Cosa faresti se Lui entrasse fisicamente qui? Io mi sono detta, mi butterei ai Suoi piedi, lo loderei con tutte le mie forze, proprio tutto il mio corpo, tutta la mia anima e tutto il mio spirito. Cosa diresti se Lui entrasse qui fisicamente? Come loderesti se Lui entrasse qui? Alleluia! Come grideresti se Lui entrasse qui? Ma Lui è qui ora. E quindi riflettiamo davvero su come cantiamo a Lui, su come decidiamo di adorarlo, su come decidiamo di inginocchiarci ai Suoi piedi per togliere ogni nostro egoismo, ogni parte del nostro orrendo io e decidiamo che Lui deve esplodere e sprigionarsi nelle nostre vite. Basta con questi egocentrismi, egoismi. È Lui che deve regnare, alleluia. E come grideremmo per Lui? Il Re è in questa stanza, il guaritore è in questa stanza, il nostro Salvatore è in questa stanza, colui che provvede è in questa stanza, il nostro Redentore è in questa stanza, colui che compie miracoli, il grande campione è in questa stanza, Lui è in questo luogo. Quindi, cosa facciamo? Signore Gesù, io davvero ti chiedo che questa mattina la tua Chiesa, qui riunita di Fonte di Vita, possa lodarti e adorarti con tutta se stessa, Signore. Che ognuno di noi decida di usare tutto il proprio spirito, ma anche tutta la propria anima, quindi tutta la propria volontà, tutte le proprie emozioni, tutta la propria concentrazione e tutto il corpo per adorarti, per innalzarti, per lodarti, perché tu sei degno, tu sei grande, tu sei glorioso. Il Dio vivente è qui e quindi noi ti chiediamo, Signore,
venga il tuo regno, manda il tuo fuoco, risveglia il tuo popolo in questa città, Signore, mostra la gloria, apri i cieli, Signore, e risvegliaci, riempici affinché possiamo fare la differenza in questa città. Alleluia, che davvero siamo con questa attitudine, venga il tuo regno, Signore. Alleluia, metti passione e speranza dentro di noi, alleluia, accendi la terra col fuoco, Signore, vogliamo essere infuocati d'amore per te, per poter portare in questa città la tua gloria, alleluia, mostraci, Signore, la tua gloria, apri i cieli, alleluia, apri i cieli su di noi, gloria al tuo nome, sia fatta la tua volontà, qui come in cielo, alleluia. Venga il tuo regno, manda il tuo fuoco, risveglia il tuo popolo in questa città, mostra la gloria, apri i cieli, riempi il tuo popolo in questa città. Metti passione e speranza dentro di noi, che sia un fuoco acceso nel nostro cuore. Venga il tuo regno, manda il tuo fuoco, risveglia il tuo popolo, alleluia, in questa città, risvegliaci, Signore. Mostra la gloria, apri i cieli, riempi il tuo popolo in questa città. Metti passione e speranza dentro di noi, alleluia, che sia un fuoco acceso nel nostro cuore. Gloria in questa nazione, accendi la terra col fuoco dal cielo, Signore. Alleluia, alleluia, apri i tuoi cieli, Signore, su di noi. Grazie che quelle porte sono spalancate, noi possiamo entrare e prendere ciò che tu vuoi dichiarare, la verità, Signore. Venga il tuo regno nelle nostre vite, venga il tuo regno in questa città, venga il tuo regno in questa chiesa, Signore, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Venga il tuo regno, manda il tuo fuoco, risveglia il tuo popolo in questa città. Mostra la gloria, apri i cieli, riempi il tuo popolo in questa città. Alleluia, venga il tuo regno, manda il tuo fuoco, risveglia il tuo popolo in questa città. Mostra la gloria, apri i cieli, riempi il tuo popolo in questa città. Grazie, Signore, alleluia, gloria al tuo nome, riempici, Signore, mostra la tua gloria. Spalanca i cieli, Signore, alleluia, alleluia, venga il tuo regno, manda il tuo fuoco, risveglia il tuo popolo in questa città, mostra la gloria, apri i cieli, riempi il tuo popolo in questa città. Manda il tuo fuoco, risveglia il tuo popolo
in questa città mostra la gloria, apri i cieli, riempi il tuo popolo. In questa città alleluia, gloria al tuo nome Signore, sei grande e meraviglioso. Grazie Signore, grazie Signore, vogliamo risvegliarci, alleluia, vogliamo risvegliarci Signore e dirti: noi andremo in tutto il mondo, andremo Signore, che tu ci mandi nella casa di fianco, che ci mandi agli estremi confini della terra, alla tua parola noi andremo Signore, la tua chiesa andrà nel mondo per te, la tua chiesa Signore Gesù, fonte di vita, e tutta la chiesa di Modena che venga risvegliata con potenza, alleluia. Dichiariamo questa mattina davvero che niente, nessun'arma fabbricata contro la Chiesa di Dio avrà successo. E noi credenti risvegliati andremo nel mondo. Noi andiamo, Signore. Amen. Alleluia. Mossi dal tuo amore, Signore. Mossi dal tuo amore. Gloria a te, Gesù. Alleluia. Il Signore, siamo pronti, in noi sia fatta la tua volontà nel nome di Gesù, alleluia. Noi preghiamo, la gloria sia per Dio, nel tuo nome, la tua potenza in noi, tutto il cielo trema. Amen. Si rompe ogni catena. Noi preghiamo, luce nel buio sia, nel tuo nome vita risorta via, mostrami la tua gloria, miracoli e pietà. Noi andremo in tutto il mondo, andiamo in tutto il mondo, andiamo in tutto il mondo, andiamo col tuo amor nelle vite, il tuo amor glorioso, il tuo amor in tutto il mondo, andiamo or gridiamo, il tuo amore è qui, nel tuo nome la paura noi scacciamo, nella tua presenza, come in cielo in terra, noi andremo in tutto il mondo, andiamo in tutto il mondo, andiamo in tutto il mondo, andiamo col tuo amor nelle vite, il tuo amor glorioso è il tuo amor in tutto il mondo, andiamo. Alleluia, alleluia. La tua chiesa si muoverà per te, Signore. Al tuo comando noi avanzeremo, Signore, nella direzione in cui tu ci mandi. Alleluia. Andremo a compiere il grande mandato che tu ci chiedi, Signore. Nessuno fermerà l'avanzata della tua chiesa. Alleluia, nella luce, nella verità. Or venia, la tua chiesa andrà nel mondo per te, per le tribù e le nazioni, mani e piedi puoi stare, grazie a noi porteremo a dire che i poveri, niente manca, niente rotto, tutto nuovo, ma dalla cenere, dal fuoco, vita e speranza c'è, innalzalo, grida che niente altro soddisferà,
mondo andiamo, in tutto il mondo andiamo, col tuo amor, nelle vite il tuo amor, glorioso è il tuo amor, in tutto il mondo andiamo, or veniam, la tua chiesa andrà nel mondo per te, per le tribù e le nazioni, mani e piedi tu alzare, grazie a noi portere, ma di ricchi ai poveri, niente manca, niente rotto, tutto nuovo, va dalla cenere, dal fuoco, vita e speranza c'è, in alto lo grida che niente altro soddisferà, pace e gioia noi abbiamo, lui ci ha resi liberi, niente manca, niente rotto, tutto nuovo, ma... Alleluia, gloria a niente manca, niente rotto, tutto nuovo. Ah! Grazie Signore, tutto è nuovo, tutto è compiuto, alleluia. Niente manca, niente rotto, tu sei grande, fai tutto nuovo. Gloria a te Signore. Niente manca, niente rotto, tutto nuovo. Alleluia, 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 alleluia. Gloria al tuo nome, lode, 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 onore a te Signore. Onore, gloria a te Gesù. Come possiamo lodarti ed esaltarti Signore? Soltanto Padre davvero decidere che il Re di gloria si sprigioni dentro di noi Signore. Sì Signore, decidiamo davvero di dirti entra in tutta la tua potenza Signore, ti facciamo tutto lo spazio possibile, via ogni cosa che ci riguarda, vogliamo aprire le nostre finestre affinché entri la luce, spalanchiamo le nostre finestre affinché entri quella luce del Re di gloria, entri luce, entri luce, entri luce nei nostri cuori, e mentre la luce entra nei nostri cuori si spalancano anche le porte di fonte di vita e la luce va in questa città con potenza, alleluia. Grazie Signore, sì Signore, sprigionati nelle nostre vite per avere una vita che parla di te Signore, basta parole, fatti Signore, che davvero le nostre vite parlino di te, alleluia. Ci disponiamo Signore, alleluia. Oggi è il tempo, oggi è il momento, approfittiamone, amen. Chi dorme si svegli, è il tempo, cambino i vecchi venti, è il tempo, sento lo Spirito dire, è il tempo, amen. Abbandoniamo tutto ciò che è vecchio. Risorgano i morti, è il tempo, risplenda la luce, è il tempo, sento lo Spirito dire, è il tempo. Spalancatevi, porte del cielo, entri il Re di gloria, entri il Re di gloria, vieni e piaccia sulle nostre lodi, entri il Re di gloria, entri il Re di gloria. Spalanchiamo, Signore, le finestre del nostro cuore. Alleluia. Chi dorme si svegli,
è il tempo, cambino i vecchi venti, è il tempo, sento lo spirito dire, è il tempo, risorgano i morti, è il tempo, risplenda la luce, è il tempo, sento lo spirito dire, è il tempo. Spalancatevi, porte del cielo, entri re di gloria, entri re di gloria, vieni e viaggia sulle nostre lodi, entri re di gloria, entri re di gloria, spalancatevi, porte del cielo, entri re di gloria, entri re di gloria, vieni e viaggia sulle nostre lodi, entri re di gloria, entri re di gloria. Alleluia, il Signore è qui, il Signore è qui, alleluia. Alleluia, cosa facciamo? Cosa facciamo se lui entrasse fisicamente? Amen. Entri finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, entri luce, entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, entri luce. Entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, entri luce, entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, entri luce, entri luce, apri le finestre. Entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, entri luce, entri luce, spalancatevi, porte del cielo, entri re di gloria, entri re di gloria, vieni e viaggia sulle nostre lodi, entri re di gloria, entri re di gloria, spalancatevi, porte del cielo, entri re di gloria, entri re di gloria, sulle nostre lodi. Entri re di gloria, entri re di gloria. Alleluia, alleluia, gloria a Gesù. Apriamo le finestre, spalanchiamo con le finestre, alleluia. Apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, entri luce. Entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, entri luce, entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, entri luce, entri luce, apri le finestre. Entri luce, apri le finestre, entri luce, apri le finestre, entri luce, entri luce, entri luce, spalancatevi, porte del cielo, entri re di gloria, entri re di gloria, vieni e viaggia sulle
di, entri re di gloria, entri re di gloria. Spero Dio, quando ci sei tu tutto cambia, il tuo spirito Signore qui, sentiamo l'evidenza tua, alleluia, il tuo spirito Signore qui, alleluia, tu sei qui Signore. Tu cambi l'atmosfera, oh Dio. C'è il tuo spirito, Signore, qui. Sentiamo l'evidenza tua. Il tuo spirito è presente qui. Riempi ancora di più questo luogo di te, tuo amore immenso, la ragione per cui siamo riuniti qui è incontrarti, incontrare te Signore. Cambi l'atmosfera, Dio, alleluia. C'è il tuo spirito, Signore, qui. Amen. Sentiamo l'evidenza tua. Il tuo spirito è presente qui. Tu cambi l'atmosfera, grazie, Signore. Cambi l'atmosfera, oh Dio, tomba in giardini, c'è il tuo spirito, Signore, qui, deserti in strade, alleluia, sentiamo l'evidenza tua, il tuo spirito è presente qui, riempi ancora di più questo luogo di te, tuo amore immenso, la ragione per cui siamo riuniti qui è incontrarti, riempi ancora di più questo luogo di te, il tuo amore immenso, la ragione per cui siamo riuniti qui è incontrarti. Spirito, scendi su di noi con potenza. Alleluia. Spirito, scendi su di noi. Io voglio te, oh Dio. Si affonda la tua volontà. Scendi su di noi,
solo a te, mio Signore. Cerco miracoli, il tuo spirito, Signore, qui, alleluia. Sentiamo l'evidenza tua, il tuo spirito, Signore, qui, alleluia, alleluia. Accadono miracoli alla tua presenza. Il tuo spirito, Signore, qui. Sentiamo l'evidenza tua. Il tuo spirito, Signore, qui. E noi, Signore, come ti rispondiamo? Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, ti innalziamo, Signor. Alleluia, alleluia, alleluia. Siamo ai piedi tuoi, alleluia, 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 alleluia. A te la lode, l'onore, la potenza, ora e per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Gloria a Dio, sì Signore, accetta le nostre lodi, Signore. Accetta le nostre lodi e il nostro grazie perché oggi farai cose grandi. Signore. Oggi noi usciremo da quella porta nuovi, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. La Chiesa è tua, Signore, riempimi la bocca di ciò che vuoi che sia dispensato, Signore. Nulla di mio, Signore, nulla di trito e ritrito, Signore, ma qualcosa di nuovo, Signore. Che produca cose nuove, Signore. Che apra una strada nuova, Signore, nella vita di ogni mio fratello qui, Signore. Amen. Alleluia. Ciò del ritorno nell'orecchio. Grazie. Ci accomodiamo, buona domenica, buongiorno. Siamo contenti oggi perché il Signore è in mezzo a noi. Questa mattina faremo una serie di riflessioni, no, su un passo molto conosciuto. Però prima ci tengo proprio a precisare come per me sia sempre un grande onore, no? Portare insomma la parola di Dio, servire il Signore, però confesso che io oggi mi vergogno parecchio perché sono, cioè, di dirvi quello che vi sto per dire, perché sono quasi 3 mesi che io faccio l'esatto contrario. Io mi ero preparato una, credo ben riuscita, predica su Giosia, ma
sabato mattina, in poche parole, il Signore mi ha detto, no, tu adesso vai su e parli di questo. E ho detto, ma Signore, ma anche di quei 3 mesi che io sono stato molto in difficoltà perché sono andato in depressione, pure questo devo fare, magari ci ritorno in depressione. No, no, tu vai e parli di questo qua. E questa è una cosa bella, perché tante volte noi ci vergogniamo forse di dire che c'è un problema, però Dio lo sa. Cioè, forse non lo so, qualcuno pensa che Dio non sa che noi abbiamo un problema, perché cioè, non è così. La realtà è che tante volte dobbiamo toccare il fondo, l'abbiamo anche cantato, dalla cenere e dal fuoco vita e speranza abbiamo. Tante volte noi però, sto dicendo queste cose per me, quindi se qualcuno si sente preso in causa, dia gloria a Dio, ma è per me. Tante volte noi guardiamo solo vita e speranza, che per l'amor di Dio sono le cose che ci riguardano, però c'è anche dalla cenere e dal fuoco. Io ho sempre chiesto al Signore, no? E Lui me l'ha ricordato sabato mattina, quando praticamente ho capito che bisognava fare così. Tu ricordati quello che mi hai chiesto. Io vorrei essere una persona che dice e parla di cose che vive in prima persona. Perché quando io sono su quella sedia lì, no? E ho un problema, e mi sento dire una cosa che però io non sono in grado di mettere in pratica, cioè fondamentalmente di quella cosa, anche che è vera, io me ne faccio di poco. Perché parliamoci chiaro, io ho fatto 3 mesi di depressione dove non dormivo la notte, no? Perché ero caduto preda della preoccupazione, dell'ansia, e grazie a Dio che ho avuto una moglie credente di fianco. Tante volte ho sentito dire e ho letto che non mi devo preoccupare di nulla. È vero, è parola di Dio. Ok, va bene, Signore, tu mi comandi di fare così, io lo faccio, non mi preoccupo. Ma se non ci riesco, cosa devo fare? Cioè, no, perché tu non è che ti puoi svegliare una mattina e dire qua c'è un interruttore dietro il coppetto che io schiaccio e da domani io non mi preoccupo più di niente, io non sono più in ansia. Non è così. Noi dobbiamo, come vedremo, sicuramente mettere in pratica questo e fidarci di quello che dice Dio, però se dipendesse dai nostri sforzi non sarebbe grazia, fratelli. La predicazione del Vangelo è pazzia per il mondo, perché fondamentalmente tu non puoi fare nulla, fa tutto Dio. A te è richiesta la fede, ok? Da quel momento lì è di grazia in grazia che si va avanti. Il solo pensiero che tu oggi possa dire, no, Dio mi dice che non mi devo preoccupare, perfetto, non mi preoccupo, ma dentro il tuo cuore sei preoccupato, significa che c'è qualcosa che non va. Allora, siccome tante volte ho letto questi passi, tante volte mi sono anche andato a riascoltare, perché ho detto, ma Signore, ma com'è possibile? La gente intorno a me mi dice, è in questi momenti qua che serve la fede. Perfetto, io ho pregato, ho proclamato, io sono più preoccupato che prima, addirittura non dormo la notte. C'è qualcosa che non va. E chiama il pastore, giustamente dice delle cose che sono vere, però, fratelli, arriva un momento che noi dobbiamo far sì che la parola che leggiamo diventa vita. E questo passaggio qua è una rivelazione, no? Quindi io so che da stamattina in poi, no? Noi usciremo di qua che veramente avremo finito con queste cose. Perché altrimenti, se non cresciamo nella consapevolezza di chi siamo noi, di chi è Dio, non cresciamo nella fede. Noi oggi siamo carichi e siamo qua. E domani arriva un esito dell'analisi del sangue e siamo qua. E poi dopodomani mi mettono a casa da lavorare, sono là, poi mi mando un messaggio Romolo, sì, e gloria a Dio, sono qua. Non funziona così. Il cristiano è equilibrato, basa i suoi piedi sulla predicazione dell'Evangelo, sulla grazia, sullo Spirito Santo che vive in lui e che rende in vita queste parole.
Scusatemi se mi sono preso 5 minuti, però è importante perché anche quando si parla di preoccupazioni, no, io l'ho presa male ed è sbagliato, però l'ho presa male perché siccome io voglio parlare di quello che vivo, probabilmente il Signore mi ha spinto lì e mi ha risollevato e sono un uomo nuovo. Perché se tu vuoi vedere il Mar Rosso che si apre, se Dio non ti spinge in faccia al mare, tu non lo vedrai mai quel Mare Rosso lì. No, non possiamo voler prendere solo la parte, tra virgolette, bella, che ci sarà, perché noi siamo vincitori. Però è giusto dire anche che per arrivare a quel bello, molte volte c'è un po' di ruggine. L'umiltà sta nell'alzare la mano e dire, Signore, io non ho capito niente. A posto. E allora, piano piano, succede questo. La preoccupazione che cos'è? Fondamentalmente ci sono due tipi di preoccupazioni, no? C'è la preoccupazione sana, tra virgolette, del cristiano, nato di nuovo, equilibrato, maturo, fondato su Cristo, che dice, oh, sì, vedo la mia famiglia un po' in difficoltà, oppure, oh, non lo so, sono malato, dico, va bene, sia fatta la tua volontà, Signore, però metto questo problema ai tuoi piedi. Magari all'inizio passi quei 5 minuti di doccia fredda dove un po' sei preoccupato perché è umano, però poi tu hai il giusto rapporto con Dio, tu hai tutte le tue cose e quindi tu risorgi, no, da queste cose, dai tuoi 5 minuti, magari anche di pianto. Dici, Signore, come? Proclamo che tu sei la guarigione, io ho un tumore. In quel momento lì, se tu hai gli equilibri sani nella tua vita, tu ce la fai, perché vengono vive le promesse, perché tu stai cercando prima il regno di Dio e tutto il resto ti è stato dato in sovrabbondanza. E poco importa se tu vivi o se tu muori, perché il Signore ha decretato un inizio e una fine per tutto. Ma piano piano. La preoccupazione invece che ho provato io, l'ansia, è quella che Gesù dice di bandire, cioè quella preoccupazione che ti blocca. La preoccupazione che ti assale, quella preoccupazione che se non affrontata, se non schiacciata sul nascere, per grazia, per preghiera, con gli strumenti potenti che abbiamo, se viviamo nel regno, ti congela, congela il tuo rapporto con Dio. È finita lì. Tu rimani fermo così, in un letto, in una poltrona, piuttosto che in un bar, ma hai finito. Sei nella vera vite, ma tu non prendi la vita della vera vite. Quindi il diavolo lì incomincia a rubarti il tempo, i momenti, il frutto che Dio vuole che tu porti. Le persone intorno a te poi ti vedono stare male, quindi magari, sai, c'è chi ti sostiene, ma magari uno ha un marito che non è credente, non lo so, questo magari va anche pensando, no, lui c'ha dei problemi con me. Insomma, è importante comprendere, crescere nella consapevolezza e affrontare a modo l'argomento una volta per tutte, almeno lo è stato per me, perché ripeto, io ero pronto per parlare di Giosia, quindi non... Quindi, detto ciò, incominciamo a leggere e vediamo dove il Signore ci porta. Allora, Luca, capitolo 12, dal verso 22, per favore. Poi disse ai suoi discepoli, qui è Gesù che parla, perciò vi dico, non siate in ansia per la vita vostra, di quel che mangerete, né per il corpo, di che vi vestirete, perché la vita è più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi, non seminano, non mietono, non hanno dispensa né granaio, eppure Dio li nutre. E voi, quanto più degli uccelli valete? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? Se dunque non potete fare nemmeno ciò che è minimo, perché vi affannate per il resto? Guardate i gigli, come crescono, non faticano, non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu mai vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba, che oggi è nel campo e domani è gettata nel forno, quanto più vi vestirà? Voi, gente di poca fede. Anche voi non state a cercare che cosa mangerete, che cosa berrete, e non state in ansia, perché è la gente del mondo che ricerca tutte queste cose.
ma il Padre vostro sa che ne avete bisogno. Cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. Vendete i vostri beni e dateli nell'elemosina, fatevi delle borse che non invecchiano, un tesoro inesauribile nel cielo, dove ladro non si avvicina e tignola non rode. Perché dov'è il vostro tesoro, lì sarà anche il vostro cuore. I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese, siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone arrivando troverà vigilanti. In verità io vi dico che egli si rimboccherà le vesti, le farà mettere a tavola e passerà al servire. Scrittura molto importante, perché Gesù non avrebbe speso tutte queste parole facendo tutti questi esempi se non sapesse che questo è un grosso problema, che attanaglia anche la Chiesa, no? Perché noi siamo in Chiesa, quindi si dà per scontato che tutti siamo credenti. Quindi qualche considerazione così per arrivare un po' a crescere nella consapevolezza di queste cose. Consapevolezza porta fede, no? E la fede si fonda su Cristo, sulla grazia, insomma una conseguenza che però va messa in moto, incominciando da dei ragionamenti giusti. Un ragionamento che non è figlio di questa qua, ma un ragionamento che è figlio della fede. Ragionamenti di fede, fatte da persone con una mente rinnovata, altrimenti non ne veniamo fuori. Perché c'è sempre un ma e un però, un alto e un basso. Allora, prima cosa chiara come il sole è che il regno di Dio non si fonda sulla paura o sull'ansia. Sono le dittature che si fondano sulla paura e sull'ansia, no? Politica, queste cose si vedono dall'alba dei tempi, io ti faccio questo perché se non succede tu hai paura, allora io ti governo meglio. Il regno di Dio non fa così, Gesù è l'esatto opposto, Gesù bandisce ogni tipo di paura, ogni tipo di preoccupazione, ogni tipo di ansia. Perché? Perché il regno di Dio è fondato sulla giustizia, sull'amore, sulla pace, sulla grazia che è in Cristo Gesù. Alleluia. Bandisce la preoccupazione, come avevamo detto, perché la preoccupazione, se fa radici dentro di te, ti blocca, ti congela. Tu devi sempre camminare con il Signore, non devi correre, ma non devi neanche stare fermo, devi camminare. Quindi tu non puoi essere in movimento se tu sei bloccato, congelato da un trip mentale, perché alla fine sei tu tante volte che te la crei, perché ti raggiri da solo. Molti dicono ti raggira Satana, ma io onestamente penso che siamo tante volte noi, no, che abbiamo delle consapevolezze sbagliate, perché magari, come dicevo prima, vogliamo prendere solo anche la promessa e ci scordiamo del prima, o vogliamo applicare certe cose, delle situazioni che sono un po' tirate per i capelli. Allora rischiamo di vivere delle delusioni, non perché Dio ti ha deluso, perché Dio ti ha mentito, ma perché tu ti sei creato una cosa nella tua mente che non è detto che succeda. Succede, gloria a Dio, ma se non succede, gloria a Dio lo stesso. Il cristiano è equilibrato e fondato sulla parola di Dio rivelata. Detto ciò, che cos'è la preoccupazione? Fondamentalmente Gesù parla di questo perché? Perché ognuno di noi ha avuto a che fare, o ha, non lo so, ma quando usciremo da qua non le avremo più, delle preoccupazioni di varia natura, no? Però i denominatori comuni sono sempre tre. Il primo sono i soldi, detta proprio brutale. Il secondo sono i rapporti con gli altri, che magari tu sei solo, vorresti essere con qualcuno. Magari tu sei con qualcuno che c'è, non vorresti, o magari devi avere a che fare con una persona che ti butta addosso della roba. E il terzo è la salute. Queste sono le tre preoccupazioni, no? E Gesù qui le tocca tutte, in modo pratico, partendo subito da una cosa fondamentale. Sottolineatela, quando leggete queste cose, vi do un consiglio, leggete con calma, quando Gesù parla, leggete con calma. La vita vale più del nutrimento. Quando tu sei preoccupato, quando tu sei in ansia,
tu perdi il vero valore, il vero significato, la vera grandezza, che la vita è una cosa grande, della vita. E qui stiamo parlando di credenti, eh? Quindi, più terra a terra, quando tu credi, ma permetti alla preoccupazione di bloccarti, ok? Tu stai perdendo di vista lo scopo, il significato, il valore, la grandezza della vita. Se uno vi dovesse domandare, ma tu che dici che sei credente? Me l'hanno domandato davanti ai Conad, insomma, lì a Capi. Qual è il senso della vita? Qual è il significato della vita? Il significato della vita del credente è uno e uno soltanto. Uno, conoscere la grazia che è in Cristo Gesù. Camminare in modo sano con il Signore, servendolo, perché facendo così si ha la certezza di andare in paradiso e di vivere un'eternità con Lui. Punto. Non c'è nient'altro. Tu nasci di nuovo, in primis per essere salvato, perché fondamentalmente non siamo ipocriti. Io voglio essere salvato. Ma poi perché tu devi servire il Signore. La parola di Dio usa nel Nuovo Testamento tante volte, specialmente Paolo, la metafora del soldato. Gesù nelle sue parabole parla dei lavoratori, fondamentalmente poco cambia. Tu sei qui, il significato della tua vita nuova e rigenerata in Cristo per servire il Signore fino alla fine dei tuoi giorni in umiltà, in semplicità, in purezza di cuore, affinché tu domani, quando Dio vorrà, tu sei con Lui per sempre. Questo è importante. Quando tu sei preoccupato, tu vedi soltanto i tuoi problemi. Tu non stai servendo Dio quando sei preoccupato. Nessuno si senta frustrato, perché io ho fatto una depressione di 3 mesi. Però è così, delle volte bisogna toccare il fondo, no? L'importante è la speranza e la vita dopo la cenere, che Dio ci promette. Quindi la tristezza grossa che cos'è che vedevo nella mia vita? È che io ero preoccupato, o peggio, gioivo per le stesse cose di cui sono preoccupati e gioiscono i non credenti. Questa è una tristezza. Cioè, per me è stato motivo di tristezza, perché qui Gesù lo dice elegantemente, ma il significato è quello. Sono quelli del mondo che ricercano queste cose. Tante volte noi nella lettura veloce, no, via, sono quelli del mondo, sì, no. Vai piano quando leggi questi discorsi. Come mai io che credo ricerco le stesse cose del mondo? Stesso no, no, però tolti i peccati, diciamo, grossi, fondamentalmente le preoccupazioni sui soldi, sulla salute e sul rapporto interpersonali sono le stesse. Quindi domanda, ma se tra me e uno del mondo c'è lo stesso ragionamento, dove sta il problema? C'è un problema che Dio vuole che noi risolviamo. Perché se continuiamo a ragionare così, saremo sempre preoccupati. Cioè non c'è via d'uscita. Oggi starai un po' meglio, domani ci sei dentro di nuovo. Dobbiamo quindi comprendere il significato della vita, quello che dicevamo prima. E per grazia di Dio penso che l'abbiamo compreso. Il Signore inizia a fare degli esempi quindi pratici per spiegarci che ci stiamo preoccupando di cose inutili per il regno di Dio, e noi siamo nel regno di Dio. E soprattutto che non hanno senso, perché un padre sa ciò di cui ha bisogno un figlio. Però quando sei preoccupato questa frase non ti basta, la scarti. Ah beh, ovvio, però io sono preoccupato lo stesso, io rispondo così. Ah, ma tu non hai fede, ah, perfetto, grazie. Dopo che sono preoccupato, dimmi anche che non ho fede, così mi impicco pure, perché mi rimane la preoccupazione, in più mi dici che io non ho fede, come va a finire la questione? Non funziona così. Serve la rivelazione del Signore, serve l'amore del Signore nel rialzare il fratello, le preghiere dei santi, ma serve la rivelazione fresca che soltanto Dio ti può dare. In un momento di difficoltà non ci sta che anche dicendo la verità tu mi sbatti in faccia una cosa e mi fai vedere che io sono mancante, perché mi fai vedere così,
se io sono un po' debole, io non vengo più qua dentro. Perché tanto vedo che tra un credente e un non credente non cambia niente, e quindi non ce la faccio, capisci? Crollo ancora di più psicologicamente. Allora Gesù incomincia a fare degli esempi pratici. Per lui è molto importante entrare in merito a questa questione pratica, e lo fa con che cosa? Non c'erano gli IBAN una volta, lo fa con quello che c'è nella natura, i corvi, gli uccelli, i gigli, e facendo questi esempi non sta incoraggiando il credente alla pigrizia, all'irresponsabilità o a non ti preoccupare perché tanto ci pensa Dio. No, sta dicendo un'altra cosa molto più bella e molto più adatta a un servo. Tu continua a fare quello che fai con impegno, ma questo impegno basalo e fondilo sulla fede, sulla certezza dell'infallibilità di Dio. Quando noi ci muoviamo facendo qualsiasi cosa dopo essere stati alla presenza di Dio, noi dobbiamo farlo sapendo che Dio è infallibile e sa di quello che io, di quello di cui io necessito. Dio non vuole un accattone che sta seduto su un divano perché tanto il Signore pensa al mio sostentamento. No, non funziona così. Paolo a Tessalonica riprende l'argomento abbondantemente. Abbiamo lavorato per non essere di peso a nessuno. Però anche qua c'è un'altra cosa da capire. Quali sono le cure, i mezzi di sussistenza che Dio promette? Perché Dio ha fatto delle promesse qua. Tira fuori questo giglio, no? Il giglio è un fiore molto bello, delicato, molto bello. E guardate i gigli dei campi, no? Nemmeno Salomone, con tutta la sua gloria, grande re, no? Un regno di pace, un regno, colui che costruirà la casa del Tempio, la casa di Dio, il Tempio, figlio di Davide, no? Quindi l'epoca d'oro, diciamo, del regno di Israele, Giuda, no? Nemmeno lui era vestito così. Cosa vuol dire? Vuol dire che Dio, mentre tu ti stai preoccupando nella tua stanza, fai questo ragionamento di fede. Dio ha provato piacere ad adornare la natura. Cioè, una cosa inanimata, che fondamentalmente non vale nulla, ok? Non me ne vogliono gli ambientalisti, ma avete capito il significato. Dio l'ha adornata, l'ha fatta meravigliosa, l'ha fatta rigogliosa, l'ha fatta bella, l'ha fatta di nulla mancante, l'ha fatta autonoma, ok? Affinché anche la natura potesse, mentre tu la guardi, potessi dare gloria a Dio. E allora tanto di più egli prova piacere, soddisfazione, vuole curarti, vestirti, coccolarti. Ma come dicevo c'è un però, e vi faccio un esempio, così come è venuto a me pari pari, così io l'ho detto e voi avete sentito. Giovanni Battista, dice la parola di Dio, era vestito di peli di cammello e mangiava miele selvatico. Dice sempre la parola di Dio che però tra i nati di donna nessuno sorse maggiore di lui. Questo vuol dire, insieme, la cosa, perché poi se no andiamo in un'altra direzione, che la tua sussistenza, la cura che Dio ha promesso di darti, i tuoi adorni e il tuo inventario non esula, cioè è finalizzato al compito che tu devi svolgere per Dio. Cioè non esiste un equipaggiamento, un tanto al braccio per non servire il Signore. Perché l'abbiamo detto prima, chi più e chi meno, chiunque ha dato la vita al Signore, è un lavoratore che va a lavorare in quella vigna, dove alla fine del suo lavoro prenderà quel denaro. Tu sei un lavoratore, tu hai delle risorse, un equipaggiamento, un vestito, un non so che cosa, un armadio pieno di utensili o quant'altro. A
adatti affinché tu, giorno dopo giorno, riesca a svolgere in modo efficace il compito che il Signore ha stabilito per te. Qua forse veniamo alla cenere, però così com'è, avanti. Dio non ci ha probabilmente chiamato, dico probabilmente perché regola non ce n'è. Però lo sbagliato è pensare che Dio ti abbia chiamato a vivere in una reggia, a vivere in un palazzo, ad avere un conto a 6 zeri, quando invece in realtà Dio ti ha chiamato a prendere la tua croce tutti i giorni, ok? Seguirlo, amare la gente, costi quello che costi. Questo è il senso della vita. Se la vediamo così, è impossibile che tu ti preoccupi. Se invece tu credi che tu debba vivere in un palazzo, che tu debba avere le concubine che aveva Salomone, che tu debba grattare un biglietto e non lo so che cosa, a quel punto tu sarai sempre preoccupato. Alla fine di tutto, quando noi avremmo le spalle rotte da questa croce, compariremo davanti al Signore ed Egli a ognuno di noi ci darà degli abiti regali. Se incominciamo a comprendere queste cose, la preoccupazione sparisce. Perché il giusto equilibrio è ristabilito. Ma se ciò non dovesse ancora bastare, arriviamo alla vera soluzione. Perché l'abbiamo detto prima, se dipendesse da noi non sarebbe grazia. Non mi ricordo in che verso è, ma cita così: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. La soluzione è che ancora una volta Dio ti dona qualcosa che risolve definitivamente i tuoi problemi, in questo caso il regno. Non temere, piccolo gregge, guarda la delicatezza, no? Io so che sei piccolo, che davanti alle tue preoccupazioni scompari, so che hai poca fede, so tutto, però non temere e non solo. Ti do il regno. Però, fratelli, noi dobbiamo, ora che abbiamo messo, secondo me, un po' in fila, alcune idee che sicuramente voi avevate in ordine, perché questa è un po' come scoprire l'acqua calda, però non era così per me. Dobbiamo capire che senza il regno salta il banco. Perché la soluzione è che Dio ti ha donato il regno, ok? Quindi sul regno di Dio, e mi avvicino verso il cuore e anche la conclusione, perché fondamentalmente sono argomenti semplici ma importanti ricalcare, se ne sentono di tutti i colori, no, sul regno di Dio. La verità è che si fa fatica, e questo crea tanta preoccupazione anche, sempre come dicevo prima, perché delle volte leggiamo delle cose che vogliamo mettere in un posto dove non ci stanno. La realtà è che quando leggiamo questo tipo di promesse ci dimentichiamo tante volte che Dio non ha un tempo, ok? Io ho una vita, un inizio e una fine, io ho un tempo. Se ti dico, oh, ti do 20 euro per fare benzina, tu ti aspetti che io arrivo con le 20 euro e tu fai benzina nella tua macchina. Quando Gesù qui promette il regno, quindi fa una rivoluzione teologica bellissima. Sapete, no, nel Vecchio Testamento c'era la figura del re, la figura del sacerdote, la figura del profeta. Con questa frase, in ogni credente sei re, sacerdote e profeta. Quindi è una cosa meravigliosa. Re in parte, ma comunque tu hai un regno, tu fai parte di un regno. È una cosa bellissima. Però, quando è che questo regno di Dio mi è stato dato? Il regno di Dio arriverà quando morirò? Arriverà quando tornerà il Signore? Il regno di Dio è già qui? Il regno di Dio è stato ieri? Il regno di Dio è tutte queste cose. Se è vero che la parola di Dio, se è vero come è vero, una provocazione, che la parola di Dio è stata fatta carne in Cristo Gesù ed è venuto ad abitare per un tempo sulla terra in mezzo a noi,
compiendo quello che il Padre gli aveva detto di compiere, allora è anche vero che egli ha portato il regno di Dio con lui sulla terra. Ecco perché Gesù Cristo inizia il suo mandato nell'Evangelo di Marco dicendo: ravvedetevi perché il regno dei cieli è vicino. È vicino perché in quel momento lì non aveva ancora compiuto l'opera. Ora il regno di Dio è dentro di te. È vicino, è in mezzo a voi, è dentro di voi. Logicamente è un'anticipazione, un antipasto, chiamiamolo così, perché logicamente la totalità della rivelazione ci sarà quando il Signore tornerà di questo regno meraviglioso in pompa magna. Ma per non essere preoccupati, per vivere da servi, per vivere e camminare in modo sano, noi dobbiamo avere la testa, la mente, le braccia, il corpo, le risorse affondate nel regno, altrimenti non ne veniamo fuori. Quando Paolo dice a Timoteo: tu come un soldato fedele combatti la tua battaglia, un soldato non si immischia nelle faccende del mondo, io 3 mesi fa mi sono immischiato nelle faccende del mondo ed è finita male, perché non ne vieni più fuori. Devi essere immischiato nelle faccende del regno, devi essere in grado di attingere all'enorme potenza che c'è in questo regno dentro di te ora. Fondamentalmente questa cosa è una grande rivelazione, no? Giovanni capitolo 3 dice: in verità ti dico che se non nasci di nuovo non puoi vedere il regno di Dio. Poi dopo la rincara ancora: se non nasci di acqua e di spirito non puoi entrare. Quindi il regno di Dio è una rivelazione, ma se noi siamo credenti, come autentici, come diciamo di essere, tu devi avere questa rivelazione. Magari questa rivelazione ce l'hai sotto forma di piccolo semino, ma ce l'hai. E in questa sede pregheremo affinché il Signore possa allargare questa nostra visione, questa nostra rivelazione del fatto che noi siamo operai di questo regno. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà. Sì, però tu sei sulla terra per espandere questo regno. E allora se tu ti sveglierai la mattina e comprenderai intanto che tutto quello che ti succede, vita, morte, ricchezza, povertà, succede nella tua vita non perché Dio è sadico, ma perché Dio ti vede già in quel regno e vuole che tu ci vada, perché tutto nella vita del credente si muove per farti entrare in quel regno là. Capisci? Dio non sta muovendo la tua vita a caso. Probabilmente Dio sa che se sposo una donna piuttosto che un'altra non vado in paradiso. Quando finisce il matrimonio penso che nessuno si metta a ridere o a festeggiare. Però, primo esempio che mi è venuto in mente, tra credenti ciò non succederà e lo proclamiamo. Magari una malattia, magari non lo so, qualsiasi cosa. Tu sai che il Signore ti vede in quel regno e vuole che tu ci vada, e tutto ciò che si muove affinché tu sia là. Allora noi dobbiamo avere questo target, capire questa cosa qua. E poi muoverci di conseguenza, non immischiamoci nelle faccende del mondo, perché non ne veniamo fuori. Abbiamo un problema, e i problemi sono una cosa oggettiva, ok? Che nessuno qui capisca che io sto dicendo che tu devi negare la realtà. La realtà è realtà, e Dio lo sa. Portiamo questi problemi al Signore, con fede e certezza sulla sua infallibilità, sapendo che siccome noi che stiamo cercando prima il regno di Dio, egli tutte queste cose ce le darà in sovrabbondanza, perché a quel punto lì tu sei nella posizione giusta. Dio mi ha promesso questo, io lo sto facendo, a quel punto Dio non verrà meno. Però dobbiamo essere nella posizione giusta. Se non lo siamo e continuiamo a dire che sì, cerca prima il regno ma tu non lo cerchi, e a quel punto so. Quindi abbiamo capito un attimino, secondo me, a grandi linee, che la preoccupazione è qualcosa di grosso. Poi
c'è anche un altro aspetto, no? Che a me mi fa molto piacere. Gesù ti comanda di non essere preoccupato, non lo devo fare, certo. Ma se queste certezze qua non vivono nel mio cuore, io sto tornando alla legge, cioè fondamentalmente faccio una cosa che oggi mi riesce, domani non mi riesce. Dobbiamo fondarci sulla grazia di Dio, lavorare per il Signore, avere la mente, il corpo spese in quel regno di Dio. E come si vede quando siamo in quel regno di Dio? Gesù usa tante parabole. Le parabole che Gesù usa per spiegare il regno di Dio non servono per spiegare che cos'è. Servono per comprendere quali virtù uno che vive nel regno di Dio deve dimostrare. Tu mi puoi dire che stai lavorando per il regno, ma se non vedo, non che mi interessi, perché ognuno deve badare a se stesso, però si vede una persona che si sta spendendo per il regno di Dio rispetto a una persona che non si sta spendendo, perché le virtù, quali la pietà, il perdono, la giustizia, la pace, le dobbiamo mostrare al compagno di sedia tanto quanto al non credente. La buona notizia è che il Padre ti ha donato quel regno, non te lo devi meritare. E anche quel frutto, se sei autentico, verrà. Probabilmente tu non capirai neanche come lo stai facendo, ma lo stai già producendo. Ecco perché è importante, secondo me, farsi certe domande e non minimizzare discorsi, ma no, c'è scritto così, devo fare così. Va bene, fallo, ma se quella parola non diventa vita nella tua vita, tu puoi fare quello che vuoi, ma nulla cambierà. Allora voglio pregare un attimo in questa sede con l'autorizzazione del pastore affinché veramente, Signore, io per primo non voglio preoccuparmi mai più, Signore. Io ti ringrazio per la doccia fredda di questi 3 mesi, ti ringrazio perché tu vuoi che noi proviamo sulla nostra pelle quello che diciamo agli altri e noi non disdegniamo la sofferenza, perché se tu l'hai stabilita per la nostra vita, non l'hai stabilita perché sei sadico, ma l'hai stabilita perché da questa sofferenza nascerà un canto di gioia e perché questa sofferenza darà una testimonianza che porterà tante persone al Signore. I fatti convertiranno molte più persone che le parole. Io so che questa mattina ci sono persone che magari non stanno vivendo le realtà del regno a pieno. A queste persone voglio dire che Gesù non è qua per giudicarti. Ma voglio anche dire che Gesù non vuole che ti vergogni. Gesù lo sa. Fai un passo di fede questa mattina. Sappi che Dio sarà Dio anche domani. E sappi che così come hai ricevuto la grazia oggi per svegliarti, per fare le tue cose, domani puntuale riceverai un'altra dose di grazia. Non cercare oggi la grazia che deve arrivare domani, perché altrimenti andiamo male. Signore, ti prego per i miei fratelli, allarga la visione del regno. Fa che questa rivelazione potente faccia radice nei loro cuori. Fa che comprendiamo, Signore, che tu hai trattato la preoccupazione non minimizzandola, ma come un problema serio. Veramente, Signore, rendici forti nella consapevolezza che tu sei infallibile, Signore, e soprattutto che siamo al mondo per servirti, Signore. Gloria a te, Cristo. Veramente che ogni mio fratello possa dare una testimonianza forte di questa fortezza di preoccupazione e di ansia che viene schiacciata definitivamente per non tornare mai più. Perché noi non la vogliamo schiacciare solo oggi, Signore. La tua vittoria è totale, Signore. Tante volte diciamo che siamo morti con te, però poi i fantasmi ritornano. Noi non vogliamo quei fantasmi, Signore. Aiutaci, Signore, a fare la tua volontà. Venga il tuo regno, Signore. Alleluia.
Il Signore vi benedica. Non si sa mai quale, per cui adesso metterò il mio nome sopra, così la prossima volta so qual è. Sia benedetto il Signore comunque anche per questo messaggio che ci ha veramente messo davanti al muro dicendo non dovete essere in ansia per nulla. Poi è chiaro che tutti noi passiamo delle ansie, non neghiamolo. L'abbiamo e dobbiamo metterla davanti al Signore. Io penso che l'ansia sia l'opposto dell'umiltà. L'ansia mette noi al primo posto. L'umiltà mette il Signore al primo posto. Più siamo umili, più dipendiamo da Lui, più non pensiamo a quello che il nemico ci vuole mettere sulla testa. Non avrai, non farai, non riceverai. Il Signore ti dice, non ti preoccupare, io ho tutto sotto controllo. Allora io devo essere umile e crederlo. Ma se io continuo con la mia testa a volere capire, non succederà niente, l'ansia rimane. E il Signore ama l'umiltà. Perciò l'umiltà mette Dio davanti a noi. L'ansia mette noi davanti a Dio. Cerchiamo veramente di ricorrere al Signore ogni volta e di sapere che più siamo umili, più dipendiamo da Lui, più Lui si prende cura di noi, anche se l'ansia esiste. La Signore ci dice non siate ansiosi per nulla, è un comando. Signore, io voglio essere talmente umile che anche se non sento niente, voglio credere alla tua parola e voglio non essere ansioso per nulla. Dunque grazie al nostro Diacono Davide per questo insegnamento di oggi. Volevo farvi vedere, prima di passare ad alcuni avvisi, intanto voglio salutare Gioacchino, Daniela, Gioacchino e Roberta che non hanno potuto essere qui con noi, ci stanno guardando in streaming, vogliamo benedirli, vogliamo veramente dire che vi aspettiamo la prossima settimana. So quanto Gioacchino ha sofferto nel non essere qui con noi, mi ha mandato un messaggio ieri, è bello avere anche questi messaggi ogni tanto, mi dispiace non esserci, proprio dispiacere di non essere in comunità con noi. Aisha non ha potuto venire, ha avuto un problema all'ultimo momento, Sabrina e Roberto sono via per affari di famiglia, degli altri non lo so, ma poi eventualmente me lo faranno sapere. Maria, la moglie di Pasquale, lavora, noi la benediciamo. Salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando in streaming, sono parecchi, vi benedica il Signore, vi protegga e vi dia tutto ciò che il vostro cuore desidera. Ci sono dopo alcune cose molto importanti che dobbiamo fare, sono i giovani che devono fare qualcosa anche loro, ma proprio per confermare la predicazione di questa mattina, intanto voglio dirvi che prima ho aperto, io non credo, ho aperto la Bibbia, il Signore non è un mago, può succedere che il Signore ci dà una parola, ma non tutte le volte, aspetta che apro la Bibbia e vedo quello che dice, non è un mago, non è così. Però stamattina, mentre ero lì davanti, mentre il nostro diacono è iniziato, ho aperto la Bibbia a caso, è successo stavolta, dire esattamente, non c'era nessun segno, esattamente Luca 12 dal 22 al 23 al 25. Perciò vi dico, non siate in ansia per nulla, per la vostra vita, di quello che mangerete, per il corpo, di che vi vestirete, perché la vita vale più del nutrimento e il vestito, il corpo più del vestito. Cercate piuttosto il suo regno, queste cose vi saranno date in più. Non temere, piccolo greggio, perché il Padre vostro è piaciuto di dare il regno, e il nostro diacono Davide lo ha confermato, io ho avuto la conferma che era il messaggio giusto per oggi, per cui ringraziamo il Signore perché lo ha suscitato nel nostro diacono. Per confermare questo io ho pensato, avevo preparato un video di una cosa molto bella che ci dice il Signore in due lingue, italiano e napoletano. Perciò ieri, quando io l'ho visto e ho voluto dimostrarvelo, non sapevo della predicazione del nostro diacono di oggi. Però l'ha confermata. E voglio dire a tutti coloro di voi, come ha già fatto lui, ma lo rifacciamo,
e tutti coloro che hanno delle ansie, io sono uno di quelli, ma voglio essere umile e mettermi davanti al Signore, sapendo che tutto ciò che ci angustia, tutto ciò che ci dà paura, tutto ciò che ci dà ansia, il Signore lo sa, conosce ed è tutto sotto controllo. Perciò voglio dire a voi, c'è qualche ansia nella nostra vita per la salute, per il futuro, per la carriera, per la famiglia, per i fratelli, per le finanze? Se c'è qualche ansia, molte volte diciamo, Signore, ma come mai non risolvi questo problema? Come mai io che prego, io che lodo, io che ti benedico, io che ti seguo, non vedo una soluzione? Perché, Signore, mi lasci in questa ansia, in questa malattia, in questo timore, in questa pressione, in questa depressione? Perché, Signore, mi lasci lì? Ma il Signore ha una risposta diversa. Sì, Signore, quando avevo bisogno, dove eri tu? Quando io piangevo, dove eri? Quando ero in ansia, dove eri? Quando ero malato, dove eri? Quando ho perso il lavoro, dove eri? Quando ero oppresso, dove eri? Quando ero depresso, dove eri? C'è la risposta, il video che facciamo vedere adesso. E guardiamolo con attenzione. È molto importante e conferma la predicazione di questa mattina. Spegniamo un attimo le luci, per favore. E ascoltiamo bene. Molti l'avranno già sentito, ma è importante di ascoltarlo di nuovo, perché la fede viene dall'udire, e dall'udire quello che dice il Signore, anche attraverso i fratelli, unti dal Signore però. Ciao, voglio leggervi la poesia di un anonimo brasiliano, la storia di un uomo ricco di fede che nel momento più drammatico della sua vita pensa di essere stato abbandonato da tutto e da tutti. Leggerò la stessa versione anche nel dialetto napoletano, adattata dal grande Massimo Troisi. Ho sognato di camminare in riva al mare con il Signore e di rivedere sullo schermo del cielo tutti i giorni della mia vita passata. E per ogni giorno trascorso apparivano sulla sabbia due orme, la mia e quella del Signore. Ma in alcuni tratti della mia vita ho visto una sola orma, ed era proprio nei giorni più difficili, quelli di maggiore disperazione, di maggiore paura. Allora ho chiesto al Signore: Signore, io ho scelto di vivere con te e tu mi avevi promesso che saresti stato sempre con me. Perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti più difficili? E il Signore mi ha risposto: Figlio mio, tu lo sai che io ti amo e che non ti ho abbandonato mai, perché nei giorni nei quali hai visto un'orma sola sulla spiaggia erano proprio quelli in cui io ti stavo portando in braccio. E questa invece è la versione con l'adattamento napoletano di Troisi. Stanotte m'ha già fatto un suon, m'ha già suonata casteva cammananna in coppa arena accompagnata dallo Signore. E padinda a nottata se vreveni passa tutti i giorni della vita mia. Ha già guardata a rete e m'ha già addunata cappa ogni giornata la vita mia, con mano cinematografa in coppa arena comparevano a due scarpasate, a mia e che loro Signore. So aiuta annanza così, fino a che non fornette ne giornate mie. Allora ma fermai e votanna matareta, ma donai che a certi pizza c'è steva una scarpasata sola. Sti pizza si confrontavano proprio che i giornate più storte la vita mia, che la peggia apocondria, la peggia paura, la peggio a disperazione. E allora la gente mannata: Signore, ma tu mi ricista che mi saresti stato vicino per tutti i giorni della vita mia? E perché sti ha già voluto campare con te? Ma perché mi hai lasciato solo giusto in quelli momenti? Io, Signore, rispondetta:
figlio mio, io ti voglio bene e ti ricetto che sarei stato con te per tutta la camminata e che non ti avrei lasciata sola manca per un momento e mai ti ho lasciata. Il giorno che tu hai visto una scarpa stata sola con parena fu in un giusto giorno che io ti stavo portando in braccio. Potenza del dialetto. Amen. Dialetto. Amen. Grazie dell'attenzione. E grazie Signore. Che quando pensiamo di essere da soli e diciamo Signore dove sei, il Signore ci dice io sono vicino a te e ti sto portando io sulle mie braccia, per cui ci sono solo le mie orme. Non ci sono più le tue, perché ti ho preso in braccio, perché ne avevi bisogno, per coccolarti, per consolarti, per dirti che ti amo e ti sono vicino. Questo è quello che fa il Signore. Perciò ogni problema che possiamo avere, sappiamo che in momenti difficili il Signore ci prende in braccio e ci porta sulle sue braccia. Che meraviglia! Che meraviglia! Amen. Volevo dire una cosa che ho saputo dalla nostra sorellina Anna, che da un po' di tempo viene qui da noi. Voi sapete che domenica l'ho chiamata perché sta passando anche lei un momento difficile. E Nicola, che non sa nulla di Anna, nemmeno io sapevo questo, ha pregato per lei, chiedendo al Signore di liberarla dalla sua ansia, di risolvere i suoi problemi. Perché il Signore ama colui che si rivolgono a lui. È finita la cosa. Anna mi ha telefonato 2 giorni fa dicendomi non posso tacere perché voglio dire che dopo domenica, questa settimana, dopo tanto tempo, è arrivata una telefonata al Tribunale di Modena che mi ha dato pace e tranquillità risolvendo i miei problemi. Questo fa il nostro Signore, se ci fidiamo di Lui. Però ricordiamoci una cosa, il Signore non è un birillo con il quale si può giocare. Il Signore è una cosa seria. E quando abbiamo iniziato il cammino con Lui, dobbiamo proseguire. Dobbiamo andare con Lui e seguirlo. Perché il Signore ci ama e ci porta in braccio, ma dobbiamo seguirlo per essere portati in braccio. Altrimenti andremo con le nostre orme sulla sabbia, sprofondando ogni giorno. Non chiedo se ci sono dei nuovi, perché penso non ci sia nessuno di nuovo oggi, ma comunque benediciamo tutti i nuovi che sono in streaming, che stanno guardando. Volevo dirvi ancora che, prima di chiamare i giovani, martedì abbiamo un digiuno volontario. Abbiamo un digiuno volontario prima della serata di preghiera, al quale chiederò se qualcuno si può connettere, si connetta. Perché è importante anche la serata di preghiera. Pregheremo perché il Signore preservi fonte di vita e tutte le chiese di Modena da ogni attacco satanico. Il nemico attacca la Chiesa, ma noi abbiamo un difensore che si chiama Gesù, che è più forte di qualsiasi mena di Satana. La Chiesa di Cristo è attaccata e noi preghiamo finché il Signore protegga la sua chiesa, fonte di vita, e tutte le chiese di Modena. Finché veramente possiamo dire, Signore, grazie, perché sei meraviglioso. Altra cosa ancora volevo dirvelo, sono stato insieme a Miriam, sembra questa settimana, non so quale giorno, al funerale del papà del pastore Galassi, Giuseppe Galassi, persona che io stimavo tantissimo. E amavo tantissimo, perciò ho voluto che fossi io a portare la parola. L'ho portata, ma la mamma, che non sa nulla della morte del marito, era gravissima col Covid all'ospedale. Sembrava non ci fosse niente da fare, anche noi abbiamo pregato. E da ieri la mamma è fuori pericolo. Per cui ringraziamo il Signore anche per questo. Perciò martedì digiuno volontario.
Abbiamo tanti lavori da eseguire. L'Oasi non so se riusciremo a farla quest'anno perché non abbiamo grandi fondi. Abbiamo speso decine di migliaia di euro nella manutenzione. In tutti questi anni è stata trascurata. E non so se riusciremo a fare l'Oasi, ma forse metteremo un gazebo, vedremo come fare, per poi portare i ragazzi fuori quando ci sarà caldo, possono muovere, faremo eventualmente anche un culto all'aperto, vedremo un attimo come fare. Perciò cominceremo a usare l'Oasi, costi quel che costi, e non so come riusciremo a fare. Ci vogliono migliaia di euro, per ora non riusciamo in questo momento a farlo, a meno che non ci sia un aiuto da parte di qualcuno o del Signore. Oggi c'è la riunione dei diaconi alle 17:30 in videoconferenza, ve lo ricordo, e domenica prossima la riunione dei monitori in videoconferenza alle ore 17:30. Vorrei chiamare adesso i ragazzi giovani che devono presentarci un loro progetto. Dall'amore. Scusate, io sono diversamente giovane, molto diversamente giovane, però sono qui solo per introdurre loro. Dunque, ne mancano alcuni purtroppo perché ci sono alcuni assenti, ma non fa niente, perché comunque hanno tutti contribuito. Siamo qui per presentarvi il nostro giornalino, la seconda uscita del giornalino in cui ci sono vari interventi dei giovani. Ma ci tenevo tanto che voi li vedeste. Abbiamo anche delle new entry fantastiche. Questi ragazzi sono davvero entusiasti di partecipare, sono pieni di voglia di fare cose nuove. Ogni cosa che viene proposta viene accolta con entusiasmo, quindi, dicendolo proprio onestamente, è una gioia guidarli. Abbiamo chiesto a loro di presentare il giornalino. Dopo qualche piccola titubanza si sono offerti a Ida e Davide, perché come vecchi fanno un po' da apripista, ma confidiamo che anche gli altri ragazzi un giorno parleranno anche loro. Per ora fanno da scenografia, ma in realtà sono degli attivi fautori di questo fenomeno. Passo la parola ai veri giovani. Allora sì, come è stato detto, abbiamo tutti insieme realizzato questo giornalino. Diciamo che i conduttori l'hanno realizzato veramente, però noi abbiamo fornito il materiale, diciamo, è ricco di riflessioni, è ricco di tutte le attività che abbiamo fatto, ed è veramente una, diciamo che c'è una grande possibilità di evangelizzazione attraverso questi giornalini, perché diciamo che non è come andare a dare una Bibbia a una persona, che magari uno potrebbe essere, non so, magari scioccato o una cosa così, però comunque ci sono delle profonde verità anche dietro a delle riflessioni che abbiamo fatto noi. E quindi sì, diciamo che vogliamo dare veramente luce in questa città, e secondo me questo è uno dei modi in questo momento migliore. Poi dopo chiedete al Signore a chi darli. Allora, concordo con Davide, però io aggiungerei il fatto che in questo giornalino non siamo i soliti ragazzi di chiesa, che può essere un po' un mezzo stereotipo, possiamo dire, ma siamo noi, cioè siamo quelli che siamo in chiesa, siamo quelli che siamo fuori, e nient'altro, siamo semplicemente noi con le nostre riflessioni, con le nostre rivelazioni e magari con il nostro divertimento un po' fuori dal normale. Facciamo una preghiera per questi ragazzi. Non proprio, alziamoci in piedi, per favore, perché sono coloro che cambieranno il mondo. Noi stiamo cambiandolo, ma il nostro viaggio sta arrivando al termine. Questi ragazzi hanno una vita davanti e sono sicuro che attraverso di loro, la loro voglia di far conoscere il Signore, la loro gioia nel Signore, il loro attaccamento al Signore, potranno cambiare tante vite nel mondo. Il mondo, che non è il mondo in generale, è molto facile dire io vado a cambiare il mondo. Dove? Il mio mondo è il mio condominio, il mio negozio, il mio ufficio, l'ufficio postale, la mia famiglia, il supermercato, le case vicine, il mio rione, questo è il mondo.
noi dobbiamo cambiare con la nostra vita finché ci vedono che siamo in Cristo Gesù e con la parola di Dio, proclamata e anche data nelle varie caselle di posta, così qualcuno vede, verranno anche buttate via, ma qualche seme rimane sicuramente, ed è importante che da questo seme nasce una pianta, poi un'altra, e alla fine diventa un bosco. Noi ringraziamo il Signore per questi ragazzi che sicuramente porteranno avanti la parola di Dio. Vogliamo stendere le nostre braccia. Ho già detto un'altra volta che stendere il braccio vuol dire sono d'accordo con la preghiera, non è uno show, sono d'accordo con la preghiera. Io credo che tutti noi siamo d'accordo con la preghiera che facciamo in questo momento. Signore Gesù, ti metto davanti questi giovani e anche coloro che non ci sono. I figli di Gioacchino, ad esempio, non sono qua, la figlia di Titti non c'è. Ma noi li mettiamo davanti anche loro, sicuramente ci guarderanno. Mettiamo davanti questi ragazzi tutti quanti e ti chiediamo, Signore, di benedirli grandemente, di ungerli, Signore Gesù, di dare a loro quell'entusiasmo che il mondo non sa dare, ma che tu sai dare, Signore Gesù. Tu puoi entusiasmarli, Signore Gesù, e attraverso di loro cambia i loro compagni, cambia le loro scuole, cambia dove andranno, Signore, affinché vedano in loro una cosa diversa e vengono attratti dalla luce di Cristo che è in loro, Signore. Benedici, Signore Gesù, il pastore Gianluca e la nostra diaconessa Camilla che li stanno seguendo, li stanno guidando, Signore. Dai loro sempre più mente creativa, Signore Gesù, e sempre più unzione per condurre questi giovani, Signore Gesù, come stanno conducendoli a te, Signore Gesù. Signore, tu conosci ognuno di loro, Signore, coloro che sono presenti e coloro che sono assenti. Metti nel loro cuore l'entusiasmo di seguirti e di annunciare la tua parola. Lo chiediamo tutti nel nome di Gesù. E il popolo di Dio grida Amen. Amen. Grazie, ragazzi. Volevo dire, scusate, ho dimenticato, il tempo va, ho dimenticato Angela. Angela, vieni qua un attimo. Angela non la si vede mai. Angela comunque fa parte anche lei del team che guida, ragazzi. Ed è una ragazza, ve lo posso dire perché la conosco da anni, umile, che ama il Signore, nonostante tutte le difficoltà della sua vita. Per cui noi vogliamo proprio ringraziare il Signore, vieni qua, per questa ragazza. Vogliamo pregare anche per lei. Signore, ti preghiamo per Angela. Voglio tu benedire in tutto quello che farà e tutto quello che dirà, Signore Gesù. Ti voglio ringraziare per la sua umiltà, Signore. Sempre nascosta, sempre nel luogo del lavoro, Signore Gesù. Ma non si fa mai vedere, ma c'è sempre ed è sempre guidata da te, Signore Gesù. Grazie per questa ragazza. Dale tutto ciò che il suo cuore desidera, che possa anche lei essere un esempio per questi giovani, Signore Gesù. E ti ringraziamo, ti benediciamo e ti lodiamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. E ora sentirete anche la sua voce. Non mi aspettavo di essere chiamata, sinceramente. E che dire, è un onore per me servire il Signore e stare con i ragazzi e portare la mia esperienza con il Signore, cercare comunque di dargli una mano e fare il ponte tra i ragazzi e diversamente giovani, come dicono sempre Camillo e Luca. E che dire, confido sempre che il Signore guidi questo gruppo e che lo faccia prosperare sempre di più e che i ragazzi possano sempre continuare a confidare in Lui senza alcun dubbio, senza alcun timore, perché il Signore è la loro porta e sarà sempre con loro ed è sempre con noi ogni giorno. Possiamo fare venire i ragazzi e alla fine della canzone, prima adesso cominciamo con l'offerta intanto, mi sembra. Possiamo iniziare con l'offerta, potete già venire, un po' di musica se c'è. Intanto iniziamo già con l'offerta, ne abbiamo bisogno, per cui si allunghi la vostra mano e il vostro portafoglio. Possiamo venire, musica non ce n'è, ma lo stesso. Una lode si innalza dal cuore, ricordiamo che è il nostro Signore, la battaglia appartiene a Lui e non a noi.
coraggio il male affrontiamo, tutti insieme con forza gridiamo. La battaglia appartiene a lui e non a noi, non a noi. Cantiamo alleluia, il nemico saprà, gridiamo Osanna, lui non vincerà, ogni fortezza per bene cadrà, marcia insieme a noi. Marcia con noi! Glorioso avanza, percorriamo qualsiasi distanza, la battaglia appartiene a lui e non a noi. Alzeremo la nostra bandiera nella mischia con fede sincera, la battaglia appartiene a lui e non a noi, non a noi. Alleluia, il nemico saprà, gridiamo Osanna, lui non vincerà, ogni fortezza per bene cadrà, marcia insieme a noi, marcia con noi. Le crisi, la morte, il caos, il buio, il dolore, le notti e le lotte, siamo una voce che grida nel buio, lottiamo per il Salvador, cantiamo alleluia, il nemico saprà, gridiamo Osanna, lui non vincerà, ogni fortezza per bene cadrà, marcia insieme a noi. Maria di salire voleva fare una preghiera per questi bambini e noi siamo felici che lo possa fare. Maria, se vuoi venire, per favore. Tanto preghiamo per l'offerta. Sì, Signore, mettiamo questa offerta tutto davanti a te, Signore. Per l'avanzamento del tuo regno. So che noi ci affidiamo fiduciosi alle vie dell'impossibile. Amen. Rosa, accompagna pure la mamma, vieni pure. Tanto preghiamo anche per Renata, che non è qui oggi con noi, sta passando un momento difficile anche Renata, per cui noi la mettiamo davanti al Signore e chiediamo al Signore di risolvere ogni problema e di risolvere tutti i problemi che coloro che non ci sono oggi non, e non hanno potuto esserci, di veramente di andare e toccarli in questo momento e di risolvere ogni loro problema, ogni loro problema, e che proprio non possono comprendere che fonte di vita li ama, il Signore li ama. E noi li mettiamo davanti al Signore con tutto il nostro cuore. Nel nome di Cristo Gesù te lo chiediamo. Amen. 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 Signore Gesù, nel mio cuore allegro voglio cantare e lodare il Signore per la gioia che ci dà, per tutti i bambini, per quello che stanno facendo, come tu li stai curando ogni giorno. Signore, nel Gesù abbiamo fiducia in te, ma anche nei bambini, perché
da loro, Signore, sarà il frutto, perché sono i tuoi bambini, Signore, sono innocenti, sono i bambini, e noi vogliamo pregarti, Signore, che tu li proteggi e fai, Signore, di loro effigie nuove, Signore, cresceranno, Signore, senza sbocciare, Signore, altri dei, ma con questo che hanno preso, che stanno prendendo oggi, Signore, che rimarrà per tutta la vita, e saranno veramente per la tua gloria verci di preghiera, uomini per te, donne per te, Signore. Io ti ringrazio, Dio, benedice, benedice Renata, Signore, grazie ancora la faccia di superare questo periodo, e tu mi sta bene, e tu, Signore, la guarirai, perché la mia fiducia è in te, perché tu vuoi che sia malata, e io ci credo, Signore, per tutti i malati, per tutti i preoccupati, per tutti quelli che sono ansiosi, tu sei il vero dottore, la mia preghiera è questa, io credo, Signore, nella preghiera e nelle tue promesse, Signore. Arrivederci, venite a me voi tutti, non mi scoraggiate, perché io sono con voi tutti i giorni, io credo, Signore, nel nome Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Ora andiamo nell'amore del Signore, non abbracciandoci, ma solamente guardandoci in faccia con tutto l'affetto. A martedì sera alla preghiera, alle ore 19.